Licenziati dal magazzino di logistica Iper di Soresina, i facchini se ne vanno all'Iper di Cremona 2, a Gadesco, fanno la spesa, ma non potendo pagare lasciano il carrello pieno davanti alle casse, mentre un sindacalista con il megafono spiega che si tratta di un'azione di protesta di 170 lavoratori. I lavoratori hanno fatto la spesa, ma non hanno i soldi per pagarla! I mercati Iper devono aspettarsi questo in tutta Italia! Questo sfruttamento! Il costo di lavoro! È questa la prima, ma non l'ultima, azione di lotta e di protesta che i lavoratori hanno scelto di intraprendere in Lombardia e in tutta Italia, una volta appreso dai rappresentanti sindacali qual era la scelta dell'azienda. E si continuerà così, con azioni a sorpresa in Lombardia. Stamattina i sindacalisti e i dirigenti di Finiper si sono presentati in prefettura, a Cremona. Roberto Montanari dell'USB e Massimiliano Donadelli del SICOBAS, una volta saliti al primo piano del Palazzo del Governo e della Procura, hanno sentito pronunciare dai vertici aziendali le parole più temute, quelle che revocano l'accordo preso il 30 maggio, due settimane fa, sempre in prefettura. Allora i manager Tutino, Femia e Marangoni avevano sottoscritto l'accordo per mantenere in parità i flussi di merci in entrata e in uscita. Visto però che il magazzino si stava svuotando, gli operai si sono allarmati e hanno ripreso lo sciopero. E indicando proprio quest'ultimo sciopero, Finiper ha affermato che non ci si può più fidare e che l'accordo, che era finalizzato a mantenere i livelli occupazionali, non poteva più essere rispettato. Rientrati a Soresina, i sindacalisti hanno informato gli addetti della logistica, 170 in tutto, in un'assemblea dai toni amari, ma anche di lotta. Per tutti quanti, l'ultimo stipendio arriverà verosimilmente dopodomani, giovedì, mentre il magazzino potrà chiudere ben prima della data prestabilita, il 3 novembre.